augurio a tutti quanti per una Pasqua serena per quanto è possibile. Con un pensiero che ha avuto dei lutti o dei problemi al domicilio, la Pasqua comunque speriamo che porti serenità a tutti noi e che ci apra una nuova stagione. E la situazione di oggi, andiamo ancora bene, nel senso che i nostri ospedali stanno vedendo una rapida riduzione dei pazienti ricoverati nei reparti Covid-19. Questa riduzione è motivata da due fattori principali. Il primo, da una riduzione degli accessi in pronto soccorso. Ci torneremo poi dopo. Il secondo, invece, del fatto che siamo riusciti ad avere qualche arma in più per il trattamento dei pazienti. In più, il tempo che è passato ha fatto sì che molti di questi guarissero, quindi possiamo rapidamente dimettere dai nostri reparti. Questo ci apre uno scenario, una prospettiva diversa, cioè quella di cominciare a tornare in condizioni di maggiore normalità. Premesso che per molti mesi non sarà più come prima, finché il virus è in circolazione sul nostro territorio, anche i nostri servizi dovranno adattarsi a questo. Nei prossimi giorni, ci stiamo già ragionando, nei prossimi giorni la nostra unità di crisi elaborerà dei progetti, dei piani specifici che poi presenteremo a Regione Lombardia per rivedere come e quanto modificare l'organizzazione intraospedaliera. La cosa che mi premeva di più però è quella di, accanto a queste buone notizie rispetto ad una riduzione degli accessi in pronto soccorso, rimarcare la necessità dell'isolamento sociale. E gli accessi in pronto soccorso sono calati proprio perché le persone sono rimaste a domicilio. Noi in questo tempo abbiamo provveduto a fare tutta una serie di attività. Alcune sono attività ospedaliere, altre sono attività territoriali che abbiamo fatto in accordo con la ATS. Mentre le attività dell'ospedale sono quelle che sono di maggiore presa su tutti noi perché comportano la cura di chi è malato e la guarigione di chi è malato, e in realtà però le attività più importanti sono quelle che si fanno sul territorio, perché queste ci permettono di confinare i soggetti che possono essere contagiati e di far sì che possano rimanere a domicilio. Che cosa ci aspettiamo purtroppo? Allora, la malattia, questa malattia è una malattia insidiosa, perché per ogni 100 contagiati nel caso migliore ci sono 50 malati con sintomi e 50, chiamiamoli, inconsapevoli. Che cosa è successo a Mantova ma anche negli altri territori? Che questa percentuale di persone ha avuto bisogno delle cure e quindi noi siamo riusciti a scoprirli. Li abbiamo individuati. Quindi queste persone sono state curate e comunque poi si sono sottoposte a misure di isolamento, per cui non sono più pericolose per la collettività perché non diffondono più il virus. Ma il vero problema sono questi, perché questi sono inconsapevoli. Noi non sappiamo come fare a individuarli se non attraverso un'opera molto minuziosa di indagine epidemiologica, che però è poco efficace. È uno strumento che funziona, è uno strumento molto antico, ma non ha la potenza che potrebbe avere un test, che purtroppo non esiste, che ci aiuterebbe, che ci potrebbe aiutare a individuarli. Qual è la dimensione di questo problema? La dimensione di questo problema è piuttosto ampia. Adesso parliamo solo della provincia di Mantova. La provincia di Mantova ad oggi conta circa 2.300 casi positivi. Aumentano tutti i giorni, aumentano leggermente, probabilmente dentro questi 2.300 ci sono anche casi asintomatici, quindi i famosi inconsapevoli, però possiamo prenderli come una stima dei soggetti che siamo riusciti a individuare perché hanno avuto una sintomatologia. Questo significa che sul territorio ci sono altri 2.300 inconsapevoli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non appena per qualche motivo il confinamento sociale a cui tutti noi ci siamo sottoposti
dovesse cessare, dovesse ridursi, perché siamo stanchi, perché è possibile uscire, perché se usciamo non ci proteggiamo efficacemente, queste persone sono delle persone che possono far riprendere la circolazione del virus. E noi ce ne accorgeremo con un ritardo di 7 giorni, perché il periodo medio di incubazione è questo, l'incubazione va pari da 3-4 giorni fino a un massimo di 14. Questo è un grosso problema perché da un lato ci induce a non calare le difese in ospedale. Noi alcuni reparti li abbiamo svuotati, ma non li abbiamo smantellati, li abbiamo tenuti pronti in maniera tale da poter reagire se si dovesse ripresentare una nuova fiammata di infezione. D'altro canto, la cosa che ci raccomandiamo è che invece i cittadini sul territorio siano particolarmente attenti a questo tipo di problema. Purtroppo questo virus si trasmette attraverso le interazioni sociali. Vedete, io vi sto parlando senza mascherina perché così la mia voce raggiunge meglio il sistema di ripresa. Però facendo così io in realtà metto a rischio chi mi sta attorno. Attualmente chi mi sta attorno è distante più di 2 metri da me. Quello che bisogna fare è mettersi la mascherina, mettersela adeguatamente, coprire bene il naso per evitare le droplet. Quando in un consesso, in un contesto, ci sono soggetti che portano tutti quanti la mascherina e che sono abituati a fare il lavaggio delle mani, vedete lì c'è ce l'ho anche in ufficio, ce ne sono di diversi tipi, questo è quello classico che ormai non si trova praticamente più. Lavaggio delle mani che deve essere molto accurato, il pollice che è particolarmente insidioso e anche tutte le altre dita, questa è l'operazione che va fatta molto ripetutamente. La mascherina è utile non solo per le droplet, ma perché impedisce il movimento, lo rallenta, di toccarsi il naso, la bocca, che è inevitabile, tutti noi siamo abituati a fare questo movimento. Questo movimento è pericoloso perché poi mi vado a toccare gli oggetti, gli occhiali, il telefonino, la pinna. Questo può comportare, finché il virus si mantiene sulle superfici, può comportare il rischio che poi chi è in casa con noi, chi è vicino con noi, chi è in un gruppo sociale, toccando l'oggetto e riportandosi le mani alla bocca, si autoinfetti. La protezione, mascherina e lavaggio mani è sufficiente in tutti i contesti di vita normale di lavoro e quindi andrebbe tenuta, andrebbe incrementata, andrebbe mantenuta e soprattutto portiamo ancora pazienza, rimaniamo ancora a casa anche se c'è del tempo perché queste 2.300 persone devono avere il tempo materiale di liberarsi dallo stesso dal virus, questo è possibile anche se non sappiamo ancora quanto tempo ci impiegano. Si ritiene che il tempo sia intorno ai 15 giorni, ma non ci sono ancora prove sufficienti per tutto questo. Per cui, augurandovi ancora una buona Pasqua, incito tutti quanti ad avere speranza e a tenere duro. Grazie.